Ciao a tutti ragazzi, oggi volevo farvi vedere delle cuffie Bluetooth, quello che vi ho fatto vedere nell'unboxing, a un prezzo di 40 euro. Allora andiamo a indossarle, cancellazione del rumore, Bluetooth 5.2, spessore della cuffietta a 5.2 mm. Io mi trovo molto bene, non si sentono rumori esterni, nelle metro non si sente nulla. Veramente sono delle ottime cuffie che vi consiglio di acquistare. Ringrazio anche questa persona che non so se ha un canale YouTube, infatti se non mi sbaglio sì, ha un canale YouTube. Menti ragazzi mi fanno stare benissimo perché veramente sono ottime. Come commenti, abbiamo il touch che si trova di sotto nei lati qua, che è un po' scomodo rispetto a sopra. Ha quattro microfoni al momento su questo tipo di cuffie, custodia di ricarica wireless, con cancellazione del rumore, come vi ho detto, anche la possibilità di scannare le cuffie improvvisamente. Sicuramente questa ricarica dura. Vi fa quattro ricariche wireless, significa quattro ricariche sulle vostre cuffiette. Durata delle cuffie circa 30 ore di autonomia. Ha la certificazione X7, significa resistente all'acqua, ma non a nuoto, non ve le portate al mare, no. Solamente se piove, se in modo esagerato, io l'ho provata, è ottimo come cosa. Abbiamo anche la porta USB tipo C, che vi permette di ricaricare direttamente le vostre cuffie in modo molto veloce, in circa un'ora e mezza. E abbiamo un peso di circa 30 grammi, pochissimo alla fine come peso, che è l'audio che è stereo, veramente comodo come l'audio. E l'unico colori che vi rimango anche il link in descrizione su Amazon, è in nero. Peccato, per questa è l'unica pecca, perché mi piacerebbe provarle anche gli altri colori. Su questo punto di vista, poi un'altra pecca in ambito hardware, problema delle cuffiette si ritrova direttamente all'esterno, perché io, se voglio delle cuffiette che con un touch, io devo andare a cliccare sopra, secondo il mio punto di vista, rispetto a delle cuffiette che dovete cliccare giù per farle funzionare. È un po' scomodo sul punto di vista questa cosa. Abbiamo anche la chiamata, la recensione della chiamata è ottima. Questi quattro microfoni coprono veramente tantissimo e io mi trovo veramente bene. Ora mi trovo, come ho detto, al ristorante Re di Napoli a prendere aperitivo. Infatti oggi non lavoro, ve l'ho detto, ragazzi. E comunque ora mi sto mangiando anche due patatine, che ci vuole in questo momento. E da qua vedo anche tutto il panorama di Mergellina. Mo' vi faccio vedere. Sì, questo è tutto il panorama al di fuori, specialmente la sera, a mangiare qua. Incredibile, vi dico, eh. Allora, questo è il ristorante dove sto facendo l'aperitivo. Poi sta maledetta luce che mi copre il video. A parte questo, tutto a posto. Ci sono cuffie. Sicuramente a livello superiore, sia che touch sopra o cuffie per esempio sui 100 euro con cancellazione del rumore, suono ambientale, come esempio le cuffie della Samsung, cuffie Bluetooth wireless più, perché Buds più si chiamano alla fine, o quelle dell'Apple, che sarebbero pure ottime. Però comunque delle cuffie di fascia medio alta con cancellazione del rumore, quattro microfoni, si sentono bene in chiamata. Nella metro non si sente nessun rumore grazie alla cancellazione del rumore, come vi ho detto. Però hanno dei problemi, per esempio se ci sta molto vento, non c'è la possibilità di sentire la persona state parlando. Veramente è una cosa un po' scomoda, però qualsiasi tipo di cuffia su questo ambito ha molti problemi. Un altro mio consiglio di andare a vedere i miei vecchi video su alcune cuffie economiche sui 30-20 euro. Rispetto a quelle, queste le superano assolutamente il doppio. Ci sarà anche un confronto, fatemi sapere giù nei commenti se devo fare anche un confronto, per esempio, su altro tipo di cuffiette,
cuffiette per esempio con i fili contro cuffiette senza fili. Vediamo un pochino qual è la differenza tra tutte e due. E ragazzi, io alla fine vi consiglio direttamente queste tipo di cuffiette perché sono ottime cuffie, vi aiutano sicuramente nella vita quotidiana a interagire per strada, nelle metro, nei treni, sicuramente è ottimo come cosa. E con questo anche una bellissima custodia di ricarica fatta anche in plastica nel lato. Quando per esempio vi spiego, quando voi dovete la prima volta le configurate, c'è il tasto bianco che si trasforma in verde, già sono configurate, le mettete direttamente nell'orecchio molto ma molto facilmente. Cuffietta wireless, avete la possibilità di vedere se per esempio sono scariche o sono cariche. Quando sono scariche è luce rossa, quando sono cariche è luce verde e si carica in automatico. Basta aprire, faccio vedere un attimo, a tenere aperta la custodia in questo modo, chiudete in questo modo e le cuffie già stanno ricaricando. Veramente questa è la custodia, molto carina, carina esteticamente secondo il mio punto di vista. Con questo è tutto ragazzi, ora mi godo finalmente il mio aperitivo in santa pace da anche le mie patatine e il mio coso, il mio coso intendo, capite bene, specificamente, non dico cose senza senso, non capite altre cose, sarebbe patatine e tutto quello che sarebbe dopo lo spritz, dai ragazzi, per modo di dire, che devo dire più di questo. E con questo è tutto da Tecno Gigi, ci vediamo in un prossimo video, ciao ragazzi!